ci piace questa canzone. Un po' d'amore, leggermente. Serve sempre, sempre. Assolutamente, perché l'amore è protagonista nella nostra vita, sempre. E tra l'altro, con amore e con gentilezza, noi presentiamo anche. Perché mi parla così, Bruggia, questa amore? Con amore e con gentilezza. Perché devo parlare con amore e con gentilezza. Sì. Me l'ha detto molto delicato. Certo, perché è delicata anche l'ospite. È una meravigliosa creatura, una donna bellissima. È un'amica. Molto. Che poco fa, ormai lei è maestra dei collegamenti Skype. Lei vince il premio con i collegamenti Skype. Diciamo oggi. Che è dalle 8 di mattina che sta davanti a Skype. Che sta inchiodata. Ma scusa, chiamiamola. Ma chiamiamola, dai. Su, Oara Borselli. Buongiorno ragazzi, sì, un tutt'uno col telefono sono praticamente. Tu da poco fa eri a Mattino 5. Esatto. Adesso sei a Radio Roma, più tardi dove stai? No, ragazzi, più tardi che... Non lo so, no, più tardi penso di scollarmi da questa sedia, anche perché la colazione qui l'ho fatta seduta. Spero il pranzo di spostarmi. Ricordiamo così, che dietro di te c'è un pannello, in realtà è la spalliera del letto quella. Esatto. Allora, l'altra volta stavi col pigiama, stavolta stai con lo yogurt e io non oso immaginare la prossima volta. No. Questa dietro di me è una spalliera con cioè, la carta da parato. Esatto, che tu la cambi, no? A Mattino certo. 5 stavi da un'altra parte, a Mattino 5. È un blue screen praticamente, la seconda delle chi, esigenze. Ma che... Bravo. Allora, allora Oara, sappiamo appunto che tante sei stata polemiche. A Mattino 5, tante polemiche, tante esatto. Siccome iniziamo tu così. Sei un'opinionista preparata, affermata, è venuta fuori questa notiziuola, chiamiamola così. Beh, per cercare di sdrammatizzarla, infatti, ma notiziuola non l'abbiamo è sdrammatizzata la grande, che purtroppo sembrerebbe che siano uscite delle linee guida, no, soprattutto nella regione Lazio, riguardanti sì. la scuola, ma la scuola diciamo proprio quella diciamo, materna, asilo, elementari e certo. via dicendo, dove si sta cercando di cambiare una diciamo una realtà che abbiamo avuto tutti, cioè addirittura i bagni. Quindi cambiamo, no? Le linee guida. Sì, sembrerebbero non essere solo più maschio o femmina, ma diventano Ara? Ci vogliono inserire il terzo bagno, no? Quello di genere, ovvero dove si dovrebbero dirottare i ragazzi che non riconoscono la loro identità biologica, bensì quella percepita. Che non è quella disabili, che... attenzione, quindi c'è un quarto bagno. Bravissimo. Esatto, no, c'è un quarto bagno. Guarda, hai detto una cosa questa mattina, abbiamo parlato di questo argomento, poi ora magari lo svisceriamo insieme perché veramente a me fa venire i la brividi, pelle d'oca. Ma poi vi dico sì, anche sì. perché, bravissimo. Ha scritto nel commento una madre di un bambino disabile dicendo: mio figlio a scuola lo devono cambiare sui banchi perché non è stato adibito un bagno per loro e ora si sta parlando di instaurare dei bagni per chi non si riconosce. Ma sapete non ragazzi qual è la cosa che mi fa venire i brividi? Perché qui tutto questo esula dal concetto di violenza, bullismo. Sì. Si cerca dietro queste due parole di nascondere poi qual è la vera realtà. Ovvero noi vogliamo far arrivare nella nostra cultura, anche tramite una legge, quindi questo è ancora più aberrante, il fatto che l'unica certezza che abbiamo, ovvero la distinzione, guardandoci a uno specchio, sappiamo se siamo maschi o femmine come certo. realtà biologica, no. Che il sesso diventi frutto di una cultura, cioè noi possiamo decidere così come in base a quello che ci sentiamo, insomma, mettere in discussione delle certezze come il esatto. sesso. In base alle nostre alla nostra voglia, al nostro desiderio. No, vorrei essere neutro questa sì, mattina. Perché insomma si sa, sono più plasmabili. Certo, sì, sì, assolutamente. Sì, no, dicevo, il fatto di scegliere un ragazzo, no, questa mattina vado al bagno del neutro, così. Ecco, allora voi ritenete che questa scelta sia inclusione o discriminazione? No, no perché è discriminazione, è discriminazione. Assolutamente. Ma soprattutto io credo che siano veramente, come dici, si stanno andando a toccare... appunto delle realtà incontrovertibili, no? E quindi aggiungere un bagno, come pure stavamo dicendo con Oara prima fuori onda, questo ormai politically correct che veramente ha stancato addirittura di andare a toccare delle favole, delle fiabe che sono, come dire, un fondamento, no, no, della perché nostra cultura. Stava dicendo Oara di della fiaba di Cenerentola, che cosa è successo, la fatina chi la dovrebbe la fare? Sì, nel film prodotto dalla Sony, il nuovo film di Cenerentola, la fatina sarà interpretata da un attore quindi maschio, da che è sempre stata la fatina, certo, una donna, certo, voglio certo. dire, non è che c'è niente di male, insomma, no. da un attore maschio transgender, quindi e di colore, quindi abbiamo, no, la nostra fatina, anche questo nell'immaginario culturale con cui siamo cresciuti tutti i bambini, no, non sarà più la fatina ma sarà
non si potrà nemmeno dire il fatino, sarà un soggetto, come si definiscono loro, fluido, che quindi non sappiamo insomma come identificarlo, cioè questo è grave. Ma sai qual è il discorso che io su questo mi batto veramente in maniera incredibile? Al di là di dire nelle scuole i bagni separati, il fatto di chiamare i ragazzi con un nomignolo rispetto a un altro, ma perché nelle scuole invece di impegnarci in questo non si lavora di più nell'insegnare il concetto di rispetto in generale? Perché io credo che se il rispetto noi ce l'abbiamo nei nostri ragazzi alla base, poi non ci sarà discriminazione, certo, violenza, brava, e bullismo. Dopo, cioè, certo, questo è il problema. La base, dobbiamo lavorare proprio alla base. Certo. Alla base, se no è come andare a costruire, no, una casa dal tetto, no, e esatto, mancando le fondamenta. Cioè, questo è un po' il problema, ma è molto grave. Cioè, stiamo arrivando ad una deriva che io ma trovo. Ma tu ci stavi, guarda, tu ci stavi dicendo che le maestre, perché parliamo di quella. Di sì? Elementari, quindi le maestre dovranno fare dei corsi, dei sì, corsi per poter poi dovessero, esatto, vero? Dovessero passare queste linee guida, ma anche dovesse poi essere approvato questo disegno di legge Zan, ci saranno sì, sì, dei corsi che dovranno tenere le maestre per sapere e i professori come potersi relazionare quindi con i ragazzi e come anche far capire e spiegare agli altri bambini, agli altri alunni questo concetto. Ma vedete, il discorso è: noi abbiamo tolto dalle scuole l'educazione sessuale, no? L'abbiamo tolta per quale motivo? Perché si è pensato, certo, che ancora i bambini non fossero pronti ad affrontare queste determinati tematiche, argomenti. Che sarebbe, bravo, che sarebbe stato meglio delegare le famiglie a farlo, visto che conoscevano bene i loro bambini. Bambini è stato tolto. Certo. Quindi noi togliamo l'educazione sessuale, però vogliamo inserire l'educazione di genere. Beh, è un pochino distopica, no? Certo, assolutamente, certo, sì, sì, assolutamente sì, ma soprattutto a me la cosa che mi incuriosisce è il nomignolo, cioè chiamare questi ragazzi. Cioè, perché, che poi è stato, esatto, detto come? Cioè, nomignolo che vuol dire? No, dicono che i ragazzi dovrebbero sceglierselo di per sé, cioè loro dovrebbero scegliere, perché se non si quindi il bambino, un nome di fantasia. Il bambino, bambino della seconda elementare sceglie il suo nomignolo. No, vabbè, ma io non ho parole, comunque. Ma poi scusate, in tutto questo i genitori, no, per sapere, così questo, lo infatti, dico, ma potranno essere presi in causa, una voce in capitolo, nel dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Perché certo, sennò qui andiamo, cioè posso io genitore scegliere se sono d'accordo che all'interno della scuola dove mando mio figlio venga inserita anche, vengano inserite delle lezioni gender, cioè, oppure vengo tacciata per omofoba e se dovesse passare la legge anche accusata e denunciata? No, per sapere, perché sì, qua sì, a questo no, stiamo ma arrivando. Hai ragione, e tra l'altro, ecco, cambiando leggermente discorso, invece ne parlavamo prima fuori onda, siccome sta ripartendo un po' tutta la macchina, no? Si sta prolungando faticosamente il coprifuoco, si stanno riaprendo le attività, dal 15 giugno si possono ricelebrare i matrimoni. Beh, questa è una cosa veramente che a me è organizzare proprio eventi, no, riguardanti proprio i matrimoni. Non so sta cosa. Oh, questa la novità è che praticamente fanno spendere più soldi, esatto, lo Stato ti coppia, fa spendere più soldi. La coppia di sposi è obbligata per legge a mettere un COVID manager, cioè, o meglio, questa persona detta ufficiale, perché deve essere ufficiale, che controlla, l'assembramento, no, tu no, per favore, te sì, bene, no, non si balla, distanziati, cioè, ma dai. Io credo una cosa, che le mascherine che fino adesso abbiamo usato, diciamo all'aperto, abbiano tolto ossigeno e quindi, come dire, non ci sia non più la lucidità di è ragionamento, vero, perché io penso che si stia arrivando veramente a fare delle vero, cose, a dire delle cose pazzesche, allucinanti. Guarda, noi, io credo in tutto questo, a parte che la trovo aberrante questa cosa, che noi abbiamo capito una cosa quest'anno, una certezza, di tante incertezze una certezza l'abbiamo, proprio che lo Stato non si fidi di noi. Cioè, sì, proprio sì, non sì, si fida degli italiani, cioè si ha bisogno di mettere sempre qualcuno, il terzo occhio che controlli, no, che cosa si faccia, perché non siamo capaci a responsabilizzarci. Questo è gravissimo, perché se tu Stato dimostri di non avere fiducia verso di me, e non è automatico che io debba avere fiducia in te, cioè, certo, capisci che la cosa, certo, voglio dire, certo, quindi come tu la pretendi, cioè non è a senso unico, certo, e non è a senso unico, come la pretendi te la pretendo anch'io. Quindi questa cosa, poi tra l'altro a spese degli sposi, che oltretutto, no, dopo questo anno capiamo che siamo tutti pieni di denari da dover ricchissimi, per aria, proprio sì, e prendiamo anche questa figura. Ma perché non vengono gratis allora quelli che percepiscono reddito di cittadinanza? Voglio dire, lo percepiscono a questo punto che non lavorano, vero, mettiamoli nei matrimoni. Ecco, così ieri è pazzesco. L'altro giorno leggevo proprio un'altra notizia a proposito di questo, visto che Wara l'ha citato,
che chi percepisce il reddito di cittadinanza non ha nessuna voglia di andare a lavorare, cioè proprio lo percepiscono e se ne guardano bene dall'accettare il lavoro. Che io vorrei vedere, perché vabbè, poi se in Germania, che io ho amici che vivono a Berlino, che vengono aiutati dallo Stato, lo Stato poi a un certo punto ti dice: caro paciullo, vieni a lavorare perché tu percepisci dallo Stato, e si è obbligati ad andare, non puoi dire no, io non vado, e ci vanno. Io non capisco perché in Italia tutte queste regole non possono essere rispettate. Perché è un po' particolare l'Italia, non possiamo essere uguali. Cioè, ragazzi, ma se noi siamo particolari un po' in tutto, ci vogliamo distinguere. Come diciamo sempre, per il teatro, per il palco, lo diceva Pirandello, il luogo dove si gioca a far sul serio. L'Italia è un po' questo, no? Noi giochiamo a fare sul serio, sì, Ci proviamo, va bene comunque. Senti Oara, però adesso parla cercando di ritirare su prima di salutarti, dai, di ringraziarti. Allora, dai, che facci fai vedere oggi? Il pigiama. Guarda, eccolo. E ce l'ho pure di seta. Ma dai, che meraviglia, anche intonato con la... Sempre con classe. Ma sei veramente, guarda, sempre con classe. Però scusa, visto che è così bello di seta, grigio, intonato con la maglietta, potevi farlo vedere? Assolutamente. No, ma no, manca Canale 5. Esatto, anche a Mattino 5. Pensavo a voi. No, anche lì con la Panicucci potevi fare. Federica, no, guarda, no, che bel pigiama. No, ragazzi, su, manteniamo ora con voi, capite che voi ormai lo sapete, ma invece quando mi vedono da casa stamani pensavano che sotto che avessi un pantalone, un pantalone smoking. Tra l'altro io vedo poi le storie che posti su Instagram, sei sempre molto elegante tutte le volte che appari in qualche trasmissione. Cerco sempre di darmi, ma gli ammolli, dai, su Borselli, gli ammolli. Dai. Sì, ma non ha, la Borsellino non ha bisogno dell'abito elegante, potrebbe anche andare in costume, sarebbe uguale, sarebbe elegante lo stesso. Certo. Senta, ma lei e Borselli, ci diamo del lei, mi così dica, simpaticamente. Mi dica, certo. Lei ha in DAD, c'è cioè qualcosa in DAD lì a casa oppure stanno andando? No, ragazzi, basta. Basta con la DAD. Abbiamo i computer liberi, fermi, vi prego. Mancano 3 settimane alla fine, qui veramente si fanno i riti. Esatto. Hai notato che a casa tua la navigazione è molto più veloce adesso? L'altra volta andavi a scatti, Oara. Poi codice fiscale ci parlava adesso. No, bene. No, ora sono da sola. Skype è tutto mio, ragazzi. Infatti ti vediamo più serena, più solare, più gioiosa. Adesso poi, dopo aver finito con noi, finalmente farai... Ti scollerai dalla... Non dalla so, hai qualche altro collegamento in questa giornata? Oggi no, però io penso che come mi alzo automaticamente la sedia venga con me. Cioè ormai siamo un tutt'uno. Scusa, però facciamolo un collegamento con Mario Giordano, non lo so, qualcosa che c'è. Ragazzi, non è che ce lo facciamo mancare. Ora, oggi diciamo passa, però domani già risiamo posizionati. Potrebbe essere. Dove sei domani? Dove la troviamo? No, non è vero. Ah no, hai lanciato così, vabbè. Guarda domani, guarda con Giordano. Guarda domani, da qualche parte. Senti Oara, vabbè, allora noi a questo punto, siccome ci abbiamo preso un po' il vizio e ci fa piacere, il terzo però qui Orara, qui. Ragazzi, cioè non è che vi do il dito e vi prendete il braccio, no, si può, vabbè. Il terzo collegamento noi vorremmo qui Oara in diretta, perché non c'è due senza tre. Vengo ragazzi, dai, con il mio pigiama, certo. Oara, vabbè, grazie. Allora dai, ci sentiamo una prossima volta, se vuoi. Quando noi siamo volete. Contenti. Grazie. Quando volete. Grazie. Un bacio a tutti, ragazzi. Anche a te. Buona grazie. Giornata. Ciao, Borselli. Grazie. Ciao. 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 Ciao.